entriamo a trattare il cuore dell'argomento Vanni, riga per riga, pagina per pagina, atto per atto, in modo noioso ma assolutamente, come dire, rassicurante in punto di valutazione della prova. Abbiamo intanto un primo atto che sono le dichiarazioni del Nesi Lorenzo del 22 di maggio del 2003. A pagina 2 in fondo, questo è interessante non soltanto come nota di colore ma anche sostanziale, perché diciamo ci fa capire l'inizio delle modalità con le quali poi si vuole vedere di trarre dal Vanni legittimissimamente quello che si ritiene lui non abbia mai detto, per esempio, durante il processo dei compagni di merende. E il super testimone, lo possiamo definire così, il Nesi, il super collaboratore, lo possiamo definire per quello che ora le sto leggendo, dice: ho voluto spiegarvi queste cose alla fine dell'interrogatorio, ma che non ci riguarda per quello che è il nostro tema, per poter fornire un contributo alle vostre indagini, che secondo me sono mirate nella maniera giusta perché i mandanti esistono. Il Nesi sa tutto e quindi lui sa che i mandanti esistono. E per far qualcosa di ancor più utile, vi faccio presente di essere disponibile ad avere un colloquio in carcere con Vanni per vedere se, data la nostra amicizia e la stima di Vanni nei miei confronti, possa confidarmi i suoi segreti. Il Nesi è anche, vuol far capire di essere anche un bravo psicologo, perché poi prosegue: non so se riuscirò in questa mia opera, però devo dirvi che al processo, quando io testimoniavo, Vanni col capo assentiva a tutto quello che io dicevo, e questo può vedersi anche nei filmati. Quando finì l'udienza mi strinse la mano, ebbi l'impressione in quell'occasione che stesse per dirmi qualcosa che nel frattempo due carabinieri lo allontanarono e se lo portarono via. Da qui si va poi, queste sono le sue dichiarazioni del 22 di maggio, si va alla annotazione DPG dell'ispettore Natalini del 28 di giugno del 2003 sul colloquio Nesi-Vanni. Giudice, io credo che intanto, ma senza creare problemi, perché a questo difensore non interesseranno, come non sono interessate, se no l'avrebbe chiesto in qualche modo. Da questa annotazione risulta che un primo colloquio, non so se addirittura video registrato nel carcere di Don Bosco, sicuramente registrato, ma mi sembra di aver visto da qualche parte anche video registrato, è avvenuto il 26 di giugno del 2003 e se ne dà atto. Sa perché è questo colloquio del 26 di giugno? Io ho la necessità di farglielo presente, perché poi il colloquio, diciamo, sostanzioso e sostanziale avverrà il 30 di giugno, perché si riassume, però io la trascrizione di questo colloquio, seppur sintetica, perché anche quella del 30 poi è sintetica, vedremo, perché a un certo momento dice va bene, sì,
Poi Vanni comincia a parlare di queste cose, ma noi poi riprendiamo quello che secondo noi è importante. Ma a me basta anche quello che hanno riportato loro, il 30. Però qui si dice, si fa cenno. Il Nesi ricorda Vanni quando andavano a trombare insieme, eccetera, eccetera, e quando spera che l'avvocato Filastò gli faccia avere gli arresti domiciliari, il Vanni dice che Lotte è un mascalzone, eccetera, eccetera, che la sorella gli ha scritto due lettere con il maresciallo di San Casciano, eccetera, eccetera. E poi si dice, Vanni parla di un negro di nome Ulisse che è stato arrestato. Quindi del nome Ulisse che è stato arrestato non se ne parla, ecco perché è importante questa annotazioncina, non se ne parla la prima volta, perché quando poi andremo a leggere questo, la trascrizione di questo interrogatorio del Nesi al Vanni, perché tale è, vedremo che sembra che il Nesi caschi dalle nuvole quando il Vanni parla di questo Ulisse, come se ne parlasse la prima volta, e invece noi sappiamo che di questo Ulisse se n'era parlato due giorni prima. E quindi infatti poi conclude questa noticella che Nesi lo invita a far mente locale all'ultima pagina di tutte le cose a sua conoscenza e di liberarsene con lui, lo informa che ritornerà durante la prossima settimana per farsi dire tutta la verità sui noti fatti. Vanni dice che gli spiegherà tutto per bene e ribadisce che lui non ha fatto nulla. E allora andiamo all'atto 30 giugno 2003, denominato dal GIDES sintesi e trascrizione del colloquio tra il detenuto Vanni Mario e il signor Nesi Lorenzo, avvenuto presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Pisa in data 30 giugno 2003. Comincia alle 19:21 e termina alle 20:50. Dopo i convenevoli, Nesi invita Vanni ad aprirsi, a esternare a lui segreti che riguardano Pacciani Pietro. Infatti lo stesso intraprende una conversazione che viene di seguito riassunta e parzialmente trascritta. Questo per la correttezza dell'informazione a lei. E allora qui noi, ma tranquillissimamente io mi fido di quello che è stato riassunto, perché come ho detto, secondo me, per quella che è la valutazione che si deve fare, è più che sufficiente. Certo, un ufficiale di PG che va a fare una intercettazione ambientale, a mio avviso, poi avrebbe dovuto fornire l'intera trascrizione, perché noi ci affidiamo che in quelle parti che non sono state trascritte non ci sia un qualche cosa di ugualmente interessante che noi leggiamo nelle parti che sono state trascritte. Ma comunque, penso che questo vedremo poi alla fine, lo vedrà anche lei, dovrebbe essere più che sufficiente per lo scopo di questo difensore. E allora si entra subito in tema, dice Nesi, questo Pacciani, a pagina 1,
che questo è un delinquente, e Vanni, sì, bravo, quello è un delinquente, dice Nesi, bravo, sì, dice Vanni. Lo so, però gli è stato il Lotti quello che ha sciupato tutto, fa Vanni. E Nesi giustamente, ma perché gli ha sciupato il Lotti Mario? E lo so, perché gli ha detto io Bono che c'ero anch'io nel bosco con le pistole, dov'ero? Io non c'ero, lei è una barzelletta. Però il giudice credé a lui, mentre a me no. Tre ergastoli, mica un discorso, a pagina 2. E allora il Nesi gli contesta che effettivamente le cose sono andate così e che quindi è inutile che lui ce l'abbia con il Lotti, perché il Lotti in sostanza ha detto la verità. E poi però dice, la conversazione si sposta sulle condizioni di vita del Vanni. Il Nesi continua a invitare il Vanni a spiegare le cose. Nesi, ti vuoi aprire l'animo con me? Vanni, perché guardi che questi ma di Vanni sono infiniti, se non sono questi, sono sì, sono tutti sì. E anche qui mi pare che io ne ho contati 124, non in questo, in quello che sarà l'interrogatorio del 17 di gennaio. Per dire, le risposte di Vanni sono in misura di 124 risposte di soli sì. Le vuoi, dice il Nesi, le vuoi raccontare a me? E nel giro di 10 giorni tu sei fuori di galera. Nesi, come gli è stata tutta questa congrega? Il criminale gli era lui, Vanni, sì. E quindi qui noi abbiamo una prima risposta di Vanni al Nesi. Il criminale a questo punto dell'interrogatorio, scusi se lo chiamo così, perché così questo sostanzialmente non è un colloquio, è che dice sì, il criminale è il Pacciani. Nesi, che vuoi? Che Garibaldi che sia stato o te e Vanni? Che tu vuoi? Come gli hanno fatto a mettere in questa Vanni? O che lo so? Mario, porca miseria, tu lo sai, perché tu lo sai, se no non ti potevano condannare in 3 giudizi, ne sei convinto, Vanni, sì, e tu lo sai, te l'ha sempre avuto le merende, perché avevi paura del Pacciani, ma il Pacciani a questo punto gli è nel più profondo dell'inferno, risposta di Vanni, ecco, bravo, spiegamela a me, Vanni. Dammi retta come un fratello. Vanni, sì, lo so. Nesi comincia da buon soggetto che sa fare la maieutica, cioè comincia a stringere. Porca miseria, guarda Vanni, abbracciami. Spiegameli come a un fratello, spiegali come sta questa cosa. E come sta, Vanni? E la sta così. E Lotti parlò a Bischero e disse che ero coinvolto con il Pacciani alle pistole. Quello gli è un coso e il magistrato disse che gli è vero. Dette ragione a Lotti. Nesi, ma come gli avrà fatto il Lotti, Mario, a inventarsi queste cose? Vanni, boh. Nesi, ma né te né il Lotti vi siete grulli. Dio ce ne guardi, perché te... Ta ora tu sarai invecchiato, ma te t'ha sempre avuto una finezza di cervello, fuori dell'ordinario, giusto? È furbo il Nesi. Risponde Vanni. Il Lotti gli era un pochino più, ma non era mica un demente, fa il Nesi. Vanni,
Un era un demente, no, un era un demente. Vanni non gli torna. Ma perché il Lotti gli è andato a dire, il mostro con le pistole? Ma quando sono stato con il mostro, quando ho avuto le pistole, non so nemmeno come l'è fatta la pistola. O Mario, gli fa Annesi, pensaci bene, vien via, pensaci bene. Vanni, c'ha ragione Renzo. Tu sei dinanzi alla polizia, né dinanzi a un tribunale, pagina 4. Tu sei davanti a Renzo Nesi, pensaci bene, esci credo, dice Vanni. Ma sei convinto di quello che dici? Ma sei proprio convinto? Vanni, sì, sono convinto. E allora, tu eri a conoscenza che il Pacciani faceva questi omicidi? Giudice, stia attento. Vanni dice, sì. Tu eri a conoscenza, gli ripete il Nesi, sì. E allora perché un tusso è andato da carabinieri a dire il Pacciani cosa ha fatto? Spiegamela a me. Qui c'è una bestemmia che non ripeto. Per agosto tu sei fuori, tu sei a casa tua. Bravo Renzo, gli risponde Vanni. Spiegamela a me, gli dice il Nesi, Mario. Te l'ho spiegato. No, un tu m'ha spiegato proprio un bel cazzo nulla. Il Nesi comincia a arrabbiarsi un po'. Te eri a conoscenza che il Pacciani faceva questi omicidi? Ma, risponde Vanni, gli era nel bosco con le pistole. Questo è importante perché vedremo poi il Vanni compus sui fra due o tre pagine, quello che dirà e come dirà al contrario di quello che dice ora e finora ha detto. Ma spiegamelo per bene, Marino. Dammi retta, se no tu muori in questo putrido carcere e tu va a casa tua. Bene, spiegamelo. Quando tu sei arrivato a sapere che Pacciani faceva queste cose? Quando sei arrivato? Sì, spiegamelo, sì, dimmelo. Si comincia. Gli era nel bosco con le pistole, quindi finora il Vanni conferma la tesi che il Pacciani è il killer. Nesi, ma gli era nel bosco con le pistole? E se no, e le son come le merende? Ma tu lo sapevi, perché io mi ricordo quando gli eri vivo, il mio zio Oliviero, sarebbe il Doni che faceva un altro postino anche lui, tu besti un periodo di depressione notevole, sì, te ne ricordi? Nesi, tu sapevi queste cose e non tu le volevi dire a pagina 5 perché ti eri soggiogato dalla paura del Pacciani. Bravo, gli fa il Vanni, bravo, bravo, ma bisogna che tu me le dica, Mario. O non te l'ho detto io e dissi il Lotti che così, 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 così. E loro a un certo momento dice, ma ora sono morti tutti. E Vanni fa, non c'è più nulla, non c'è più nulla. E il Nesi, e non c'è più nulla, non c'è né filastò né filastà. Vanni, bravo, bravo, sì. E tu, sta in galera e basta. Non venire a dirmi le barzellette però a me, Mario, perché io non sono un giudice. E allora invece vedremo se poi queste barzellette le dirà o no. E allora continua a dirgli che lui cercherà di tirarlo fuori, che se lui dice alla fine le cose, lui gli garantisce e lo giura su Dio che entro l'estate lui è fuori del carcere, e eccetera, eccetera. Gli domanda dei soldi, anche dei suoi soldi, e quindi, come dire, era ben orientato il Nesi nel momento in cui va ad interrogare il Vanni, perché gli domanda, ma il Pacciani tutti quei soldi chi glieli dava? E il Vanni dice, glieli dava, e c'aveva le bestie e andava a lavorare da Rosselli del Turco,
ma non lo dire, non bastavano per quelli che aveva, ma anche te Vanni, anche te tu ci avevi i soldi, ma tutti quei soldi. E lui gli risponde, per quel che riguarda il pacciai, dice che erano i risparmi. Anche tu Vanni ci avevi i soldi. E lui gli risponde, io c'ho 3 milioni al mese, capito, di pensione, e 1 milione tanti la mia moglie. Nesi, Vanni, però non mi ha mandato nemmeno una lira, riferiva alla sua moglie, non so, senza una lira non posso nemmeno accendere una sigaretta, nulla, non ho nulla Renzo, neanche un decino. E poi allora il funzionario prosegue dicendo, ancora il Nesi chiede al Vanni di spiegargli tutte le cose, pagina 8, precisando al Vanni che al tempo dei fatti non era in pensione, quindi non percepiva 3 milioni al mese, e lo invita a fare mente locale, perché evidentemente il Nesi si era accorto che una grande capacità di fare mente locale il Vanni non l'aveva. Nesi, vuoi fare mente locale e dire, t'ha costretto a fare delle cose che tu non volevi fare il Vanni? Sì, quindi a questo punto noi abbiamo il dato che il Vanni confessa per la prima volta anche la sua partecipazione. Gli è 20 anni che un tu le dici, le merende, le si fanno con il Corpus Domini, fa il Nesi, come dire, non venire a continuare a raccontare le barzellette delle merende, perché fra di voi c'era qualcos'altro. Sì, fa il Vanni, dille, tu le dici a me e sta tranquillo. O non te l'ho detto, il bello gli è stato che il Lotti gli ha parlato a Bischero. Ma abbi pazienza Mario, gli fa il Nesi, ma chi gliel'avrà fatto fare a Lotti? Lo so io, ma chi gliel'avrà fatto fare di inventarsi tutte le cose? O che lo so io? Vanni, perché l'ha creduto il procuratore a Lotti e a me mi disse che era un bugiardo. E può darsi che avesse ragione, infatti la sentenza è così. Ma il Lotti non se l'è inventate quelle cose, gli fa il Nesi, non se l'è inventate. Garibaldi era il soprannome del Lotti, non se l'è inventate. Sì, risponde il Vanni. Nesi, gli ha detto che dubischeri come te e lui e sono stati circuiti da questo criminale Domo. Gli ha detto questo, pagina 9, la risposta del Vanni. Bravo Renzo. Che vuoi uno che si inventi di andare a ammazzare le persone per andare in galera? Si riferiva a Lotti che si era autoaccusato. Era un'osservazione giusta, quella del Nesi. E allora, che tu a dire, Renzo? E un tu vuol dire, Mario, un tu vuol dire, tu hai questa testardaggine che tu un vuol dire. Ma è che devo dire? Io non lo so. Ecco, poi invece, a pagina 10, Nesi fa, ma qualcosa t'avrà detto, ho ammazzato 2 persone, Dio buono, qualcosa t'avrà detto, l'ho ammazzato per un motivo, Vanni, ma gli è stato il mostro, hai capito? Nesi, come? Vanni, è stato Ulisse che ha ammazzato tutte queste gente, Nero, Nesi, chi gli ha il Nero? E intanto qui, se noi facciamo un attimo mente locale a quello che è stato detto tutto nel cosiddetto contesto e alle dichiarazioni del Nesi, questa uscita del Nesi, chi gli è questo Nero, mi sia consentito che risulta un po' strana, perché questo Nero era il Parker di cui il Nesi ha parlato poi nelle sue sit che vedremo quando parleremo
del Narducci e di tutte le frequentazioni del bar centrale della piazza di San Casciano, invece in realtà dà a vedere che lo conosceva bene, molto bene, prima che ora gliene parlasse il Vanni e che lui a questo fa un gesto di meraviglia. Vanni, chi gli è questo nero? Dice Vanni, è un americano. Nesi, un americano? E gli ammazzà. Nesi, Ulisse, un americano? E gli ammazzà. Vanni, un americano? Sì, un negro, un certo Ulisse. Nesi, Ulisse? Con il punto esclamativo, meraviglia. Vanni, Ulisse si chiama. Nesi, un l'ha ammazzati Pacciani, dice Nesi, un l'ha ammazzati Pacciani. Vanni, no. Perché io ho letto tutto quello prima? Perché noi fino ad ora abbiamo visto che il Vanni ha confermato la responsabilità del Pacciani, si è autoaccusato insieme al Pacciani, ora dice che non l'ha ammazzato il Pacciani, l'ha ammazzati il nero. Nesi, è in dogliera questo americano. Quando poi andremo a leggere le dichiarazioni del Nesi e ci ricordiamo queste, un po' di sbandamento dovremo averlo. Vanni, è in dogliera, nel bosco lo trovi, lo trovò nel bosco, ogni cosa gli aveva, che gli era stato lui a fare questi delitti. Nesi, ma chi le ha detto questo? Pagina 11. Vanni, perché ora, fino a ora, tu mi hai detto che questi omicidi l'ha fatti il Pacciani. Ha ragione Inese, come ho detto io, vede. Nesi, e questo Ulisse, e questo nero chi gli è? Vanni, Ulisse si chiamava. Nesi, pagina sempre 11. Ma dove stava? Vanni, è in America. Nesi, in America, dice il Vanni. Nesi, e veniva a fare gli omicidi qui? Vanni, davvero? Nesi, e che tu mi dici, Mario? Ma ven via, come si dice proprio a San Casciano e a Firenze. Testuale, bellissimo. Nesi, ma te lo conoscevi questo nero? Vanni, no, io non lo conoscevo. Ho saputo la storia dopo, che gli era stato lui, a pagina sempre 11, a ammazzare tutte e 16 le persone. Nesi, sì, questo l'ho già detto, ma te, tu mi hai detto che gli omicidi l'aveva fatti Vanni, l'aveva fatti Pacciani. Sì, Vanni, non te l'ho detto, gli è stato questo nero, a pagina 12, a ammazzare tutta questa gente, questo Ulisse americano. Gli ha lasciato una lettera. Sei ammazzato, hai capito? Sembra una maledizione. E ha preso il procuratore ogni cosa. Nesi, ma chi te l'ha detto? Vanni, alla televisione si è sentito, per Dio. Sembra che forse in questo momento si era un po' arrabbiato. A pagina 13, Vanni, detto che gli è stato quest'Ulisse americano, che ha fatto questi delitti, ha capito? Quindi, se noi si deve dare, come dire, credibilità a queste dichiarazioni, una prima osservazione incontestabile viene spontanea, cioè praticamente questo nero
Poi si dirà che in realtà si giustifica, non voleva dire che era un esecutore, che era un mandante, ma queste sono interpretazioni, capisce, giudice, che io ho sentito dire dai miei contraddittori. Ma voglio dire, il dato, come hanno sempre detto loro, bisogna stare attenti ai dati, al dato intanto è questo, e se il dato lo dobbiamo prendere per questo, noi dobbiamo dire che l'Ulisse comincia a entrare in questa vicenda nel 68 per finire all'85. Nesi, allora un estate Pacciani, sempre a pagina 13, e glielo contesta giustamente, Vanni no, l'è stato questo Nero. Poi, giudice, guardi, c'è stato anche il Pacciani con le pistole. Capito? Quindi allora prima eri il Pacciani e basta, poi il Pacciani non è più, poi diventi il Nero e basta, poi ritorna il Pacciani con le pistole. Tutto torna. Tutto torna, ma lo sa come, come si interpreterà poi da parte di questo difensore che tutto torna? Che qui c'è una grande confusione. Se noi diciamo che c'è una grande confusione mentale, tutto torna. Se si esce da questa lettura, non torna nulla. Il Nero, Nesi. No, Mario, un tu mi convinci. Pagina 14. Nesi, e tu m'ha spiegà le cose come le stanno. E tu vien fuori, Vanni, te l'ho belle spiegato. Egli è stato questo Nero che ha ammazzato tutte le sedici, e l'ha preso la lettera. Nesi, come? La lettera, che lettera? Come, Vanni? E l'ha presa il giudice la lettera, pagina 14. E ogni cosa, no, la pistola. Nesi, la pistola gli ha presi il giudice. Vanni, Nesi, sì. Sì, fa. O vien via Mario, ma tu vaneggi. E in questo il Nesi si dimostra, come dire, un uomo non necessariamente particolarmente psicologo, un uomo di semplice buonsenso che a un certo momento capisce qual è la situazione mentale del Vanni. Cioè che è un uomo che è confuso. Vanni, ma la sei sentito a sera alla televisione? Nesi, sì, ma sta zitto Vanni, cotesta l'è roba da Grand Hotel. È giusto il commento del... Pagina 15, Vanni, sì, ma insomma, l'è stato il Nero, questo Ulisse l'ha morto, come si dice in campagna, l'ha morto... 16 uccelli, no? Dicono l'ha morto, non dicono l'ha ammazzato, l'ha morto 16 persone, gli ha lasciato la lettera, gli ha lasciato la pistola, gli ha lasciato ogni cosa. Nesi, a chi l'ha lasciata Mario? Vanni, l'ha prese il procuratore. Nesi, ah, chi? Vanni, quello che conta, il procuratore che conta. Non lo so chi è questo procuratore che conta.